Migliaia di persone hanno manifestato domenica a Madrid in difesa dell'assistenza sanitaria pubblica contro le lunghe liste d'attesa e la mancanza di investimenti a livello regionale. A partecipare anche la ministra della Salute spagnola, Mónica García, che ha dichiarato che la sanità pubblica non è in vendita. I manifestanti hanno chiesto maggiori investimenti pubblici e hanno criticato il fatto che le liste d'attesa per i vari test diagnostici e interventi nella comunità autonoma di Madrid superano il milione di pazienti.